sono Alessandro, tanti di voi mi conoscono come Shinawa. Sto facendo un dottorato a Parigi in quanto machine learning e circa ogni 2 anni partecipo a questo tipo di conferenze e cerco di portare un link tra quantum e security. Nel 2014 ero ad ESC a parlare di Shor, dell'algoritmo quantistico che viene utilizzato per fare factoring di un numero intero per scomporlo in fattori primi, che ti permette di rompere RSA e praticamente gran parte della crittografia chiave pubblica. Nel 2016, e credo che quella foto lì sia del 2016, avevo parlato di questo algoritmo di quantum machine learning basato su un grafo e ti permetteva di avere delle proprietà di creatività e altre cose che richiamavano molto comportamenti cognitivi di alto livello che noi abbiamo come umani. E invece quest'anno siamo qui a parlare di questo, di una serie di lavori che ho fatto con queste persone. Yordanis Kerenidis è il mio supervisor, Bulatos è l'azienda che mi ospita, Nicola Gigante è un amico che sta facendo il dottorato in logica a Udine, Frederic Magnet, Anupam Prakash, Jonas Landman sono miei colleghi all'IRIF e Luis e Mathieu sono dei ragazzi che mi hanno ospitato un giorno a Lipsix, che è il laboratorio di informatica a Parigi 6, Pierre Marie Curie University. Iniziamo subito con una scaletta degli argomenti di cui voglio parlare. Allora, una decina di minuti su che cos'è il quantum computation, quindi che cos'è un qubit, cosa vuol dire computare con la meccanica quantistica. E poi ho 3 applicazioni di algoritmi quantistici a dei problemi di security. La parte finale del talk invece è più sui protocolli quantistici, dove parlo di cose tipo distribuzione di chiavi o alcuni problemi o alcuni protocolli che ti permettono di delegare computazione nel cloud utilizzando computer quantistici. Piccolo quiz. Che cos'è questa cosa secondo voi? Ho un po' blerrato il davanti della scatola perché c'erano dei loghi che distraevano un po', ma questa cosa qui dovrebbe rappresentare, è un esperimento pubblicato su Nature, di un protocollo per fare quantum money. Ovvero tu hai, immaginate di avere una carta di credito e utilizzate proprietà della meccanica quantistica per far sì che non potete spendere 2 volte gli stessi soldi e non potete clonare i soldi, non potete generare nuovi soldi da spendere nel sistema. È una foto più nel dettaglio, la tecnologia che viene usata sostanzialmente per tutte le cose di quantum communication per adesso sono fibra, la stessa fibra che abbiamo in casa, e photon detectors e sorgenti laser sostanzialmente. Premesso, non ne so niente di fisica, io sono un informatico, questi qui sono photon detectors. Se c'è qualche fisico che magari in aula dico qualche stronzata, mi corregga pure. E questa è la versione nuova dei photon detectors. E queste cose qui praticamente cliccano quando arriva un fotone nel protocollo di quantum key distribution o quantum money. E voi potreste chiedermi, ma Shinawa, cos'è un fotone? E la mia risposta è che io non so cos'è un fotone, però so cos'è un qubit. L'idea qual è? Che correntemente abbiamo 11 modi differenti di implementare un qubit, ma una volta che abbiamo questa implementazione fisica, il modello matematico che descrive che cos'è un qubit è molto semplice. È un vettore unitario in uno spazio vettoriale in C2. Per esempio, sono 2 numeri che sono 2 numeri complessi e richiediamo semplicemente che la loro somma dei moduli sia uguale a 1. Ovviamente vogliamo codificare l'informazione classica, quindi bit classici, all'interno di questo sistema quantistico e quindi scegliamo 2 basi del nostro spazio vettoriale e encodiamo 0
lo scriviamo con questo formalismo strano, ci mettiamo, quella cosa lì si chiama un ket, e matematicamente quella cosa lì è semplicemente un vettore 1,0, e facciamo la stessa cosa per l'1, e l'1 lo encodiamo in 0,1. Vediamo se anche il puntatore laser funziona. Ok. Per esempio, il famoso gatto di Schrödinger è quello che per noi è il gatto di Schrödinger, lo scriviamo matematicamente così, e più formalmente è questa scrittura qui. Per coadiuvare la nostra intuizione di che cos'è un qubit, abbiamo questa cosa qui che si chiama la sfera di Bloch. Visivamente abbiamo che lo stato 0 è encodato qua sopra, è il puntino puntato dalla freccia nera, e qua sotto abbiamo l'1. Magari sentite spesso dire che il qubit è questa cosa che assume tutti i valori tra 0 e 1. Non è vero, assume tutti i valori tra 0 e 1, ma along l'equatore. E il gatto di Schrödinger vive morto, cosa può essere rappresentato in questa immagine? Da qualsiasi punto su questo equatore qui. Vive morto vuol dire che noi siamo un sistema classico, facciamo una misura e facciamo collassare questo sistema quantistico nello stato 0 o nello stato 1. Ora, se volessimo descrivere matematicamente più qubit assieme, abbiamo questa operazione qui, che si chiama prodotto tensore, e matematicamente cosa facciamo? Facciamo il prodotto del prima componente per C e per D e della seconda componente di nuovo per C e per D. Notiamo una cosa, che se volessimo descrivere matematicamente 3 qubit, la lunghezza di questo vettore qui raddoppierebbe. Quindi notate subito che se volessimo simulare con un computer classico n qubit, la memoria necessaria scala come 2 alla n. Quindi già con 50 qubit abbiamo bisogno di 2 alla 50 numeri complessi da mettere nel nostro sistema classico. Takeaway di questa parte, questo è un esempio di uno stato molto generico, avete che con n qubit riusciamo a incodare 2 alla n parti di informazione nel nostro sistema quantistico. E se volete pensare a questo stato del nostro computer quantistico, una cosa che potrebbe facilitare l'intuizione è una black box che rappresenta una sorta di distribuzione di probabilità, che è una distribuzione di probabilità finché non la toccate, e appena fate una misura, appena la toccate, appena interferite con voi uomini classici, questa distribuzione di probabilità collassa e praticamente vediamo uno di questi possibili ket i, con la probabilità che è data dal quadrato di questo alfa i. Ci siete? Domande? Sarebbe carino magari interagire, che magari voi mi fermate, parlate. Ok, e così scriviamo il prodotto scalare tra vettori e richiediamo che è semplicemente uguale a 1. Ora che abbiamo creato qualcosa che contiene dell'informazione, abbiamo il problema di come fare la computazione di questa informazione. Allora, velocemente, la meccanica quantistica ha questa caratteristica di essere reversibile. Matematicamente, come riusciamo a encodare questo concetto di reversibilità? Dicendo che le operazioni che facciamo su questi vettori sono delle matrici unitarie. Le matrici unitarie cosa rappresentano? Semplicemente delle rotazioni. Quindi quello che facciamo solamente è prendere questo stato, ruotarlo e non cambiare mai la norma del vettore. Possiamo fare anche delle riflessioni, ovviamente. Le matrici unitarie hanno questa caratteristica, questa è la definizione di matrice unitaria. E se volete pensare a un circuito quantistico, questa qua è un esempio di circuito quantistico, ma dopo ho qualcosa di molto più carino. Per esempio, abbiamo il NOT, classicamente, abbiamo il bit 0, lo flippiamo in 1, il bit 1 lo flippiamo in 0. Con un computer quantistico questa è la matrice che ci permette di fare il NOT.
Un altro workhorse della meccanica quantistica è questo CNOT, che è una sorta di if. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi applichiamo questo gate a questo qubit, questo stato 0,0, non succede niente, ma se il primo qubit è a 1, facciamo un NOT sul secondo qubit. Questi sono degli esempi di come vengono dei tool che vengono utilizzati per fare gli algoritmi con i computer quantistici. Altra matrice, questa si chiama Hadamard, e ha una caratteristica molto particolare, che se l'applichiamo allo qubit in stato 0, lo portiamo a uno stato, si scrive più, ket più, e matematicamente lo scriviamo così. E questa è la stessa formula del gatto vivo-morto con 50-50% di probabilità. Ma succede la stessa cosa, più o meno, se lo applichiamo a un qubit con lo stato 1. Abbiamo detto che la probabilità di leggere 0 qui è il valore assoluto al quadrato di 1 su radice di 2, e stessa cosa per ket 1, e stessa cosa per questo stato qui, con l'unica differenza che questo va via quando facciamo il valore assoluto. Visivamente questa cosa cosa vuol dire? Che se noi applichiamo l'Hadamard a 1, buttiamo il nostro qubit in questo stato qui, se partiamo da 0, il nostro qubit in questo stato qui. Ma se noi facciamo una misura, facciamo collassare questo qubit o a 0 con 50% di probabilità o a 1. La cosa divertente è che se noi riapplichiamo di nuovo Hadamard, questo gate, abbiamo detto che è un operatore, se lo applichi due volte diventa identità, e quindi riusciamo in qualche modo a ritrovare, fare il recovery dell'informazione che avevamo codificato in questo stato. Quindi se applichiamo due volte Hadamard a 0, ritorna di nuovo 0. Questo lo dico perché dopo andremo a vedere un protocollo di Quantum Key Distribution che utilizza proprio queste idee. Una cosa particolare della meccanica quantistica è questo teorema che si chiama No Cloning Theorem, e ti dice che non è possibile copiare informazione puramente quantistica. È un teoremino con una dimostrazione molto semplice, è molto corta. Per assurdo, assumi che esista un operatore del genere e dimostri che se esiste non è un operatore unitario. Non so se volete andare into deep in questi passaggi, forse no, forse volete farlo con una birra davanti più tardi. Come prendiamo l'informazione da un computer quantistico? Abbiamo già detto, facciamo una misura e l'outcome di questa misura viene dato dal valore assoluto al quadrato di questo dell'amplitude dello stato. No? Sorry. È il titolo di una rivista di hackeri super duri e puri. Ok, una metafora molto utile che ho trovato è pensare ai computer quantistici come delle GPU a cui deleghi della computazione. Cosa vuol dire? Questo è Python. Allora, semplicemente qua cosa sto dicendo? Questo è un screenshot di un programmino che fa una somma sostanzialmente. Fa una somma utilizzando questo benedetto computer quantistico che per adesso simuliamo e basta. E sostanzialmente creo un dictionary dove specifico quanti registri mi servono, un registro, un insieme di qubit, quanto grandi sono, quanti qubit devono esserci in questi registri, gli do un nome semplicemente. Step 2. Dico al mio computer quantistico di settare il registro A al valore A, che avevo detto prima è un 4, e B è un altro 4. Faccio la stessa cosa dicendo, ehi, nel mio quantum circuit, il registro B, settagli il valore B. E poi gli dico, zii,
fammi l'apply di questo circuito quantistico che è specificato qua dentro e dopo faccio la misura di un registro. Cosa vuol dire? Questo è l'algoritmo quantistico che fa una somma. È scritto in Python e quello che ho pensato, in realtà questo codice qui è stato pubblicato da un ragazzo su GitHub e fatto un po' di refactoring sostanzialmente, è questo. Questo è quello che c'è nella testa di uno che si è messo a fare l'algoritmino per fare la somma di due numeri con un computer quantistico. E quello che vedete qua è semplicemente un X, un NOT su dei qubit. Abbiamo detto 4 e 4. Cos'è 4 in binario? Cos'è? Oh, 1, 0, 0. Quindi vediamo. Qua abbiamo il registro A. 1, 0, 0. I bit, most significant bit, sono a 0. Ho settato a 1 solamente il qubit numero 2. Ed è diventato 1. Stessa roba per il registro numero B. Poi ho usato, c'è l'algoritmino quantistico che fa semplicemente il full adder in maniera reversibile, e non ho usato nient'altro che dei CNOT, cioè quella matrice che avete visto prima. E poi qua ci sono le misure. Hai il stato finale del tuo computer quantistico e ci vai a vedere che cosa c'è scritto e idealmente ti vorresti che con probabilità 1 ti vai a leggere 8. E alla fine il listato è semplicemente quantum assembly, cioè questa cosa qua. Questa cosa qua viene presa e viene inviata a un futuro computer quantistico. Per adesso abbiamo dei computer quantistici a 19-21 qubit, ma insomma sono abbastanza facili da simulare con un computer classico. Quindi, security, finalmente. Allora, questa cosa qui è un'applicazione di un teorema che si chiama amplitude amplification, che è uno dei super classici in quantum algorithmics, ha un problema di language security. Allora, chi c'era ad ESC nel 2016? Quante persone? Yeah. Vi ricordate Meredith Patterson? Eh? Ah, giusto, certo, ha fatto un sacco di talk a Black Hat. E recentemente si occupa di questa cosa che si chiama language security ed era venuta a parlarne ad ESC appunto. E ora vi chiedo, quando un programma classico è sicuro? Sicuro è un po' troppo generico. Abbiamo delle due domande molto più un po' più specifiche. E Leslie Lamport, che è un computer scientist molto famoso, ha dato questa risposta dicendo, safety vuol dire che se io runno il mio software per un tempo X, non succede niente di cattivo. Potrebbe non terminare, potrebbe terminare, ma sicuramente non succede niente di cattivo. Mentre liveness, cosa vuol dire? Che eventualmente qualcosa di buono succede. Avete in mente qualche software che usate ogni giorno che ha queste proprietà? Maybe? Nessuno. In teoria, invece, ci sono i parser di questi linguaggi, regular languages e deterministic context free languages, che sono dei linguaggi molto facili, e quindi abbiamo dei parser che per ogni stringa di input, deterministicamente ci dicono se quella stringa appartiene o meno al linguaggio. Regular languages sono i linguaggi che noi possiamo descrivere dalle espressioni regolari, quelle che proprio scrivete in Perl quando fate gli zozzoni e parsate l'HTML e non dovreste, perché HTML è un linguaggio regolare, e deterministic context free sono delle cose un pochino più complesse e di solito si chiamano context free languages deterministic, ci sono quelli che hanno questa proprietà appunto che il parser termina sempre. E questi parser esibiscono queste proprietà, soundness, termination e incompleteness, semplicemente il parser accetta solo stringhe nel linguaggio, il parser finisce, termina per ogni stringa in input che gli buttiamo dentro e
è completo nel senso che tutte le stringhe del linguaggio vengono accettate dal parser. Ok, questo è il threat model che ho pensato per l'applicazione del primo algoritmo quantistico. Immaginate che voi siete Facebook. A un intervallo di tempo vi arrivano n stringhe. E voi sapete che queste n stringhe sono di uno di questi bellissimi linguaggi. E dobbiamo parsarle e accettare solamente stringhe buone, non malicious. Dobbiamo trovare sostanzialmente le stringhe malicious se ci sono nel nostro dataset, nella nostra lista di stringhe. Classicamente, qual è il Big O notation, qual è l'asintotico dell'algoritmo per parsare n stringhe? Assumendo che il costi O di 1 parsare una stringa, abbiamo n stringhe, Big O di n. Linear time, giusto? Questo è il formal statement del teorema. Lasciate perdere cosa vuol dire. Sostanzialmente abbiamo questo algoritmo quantistico, una any unitary, qualsiasi circuito, e una funzione f, una funzione booleana da 0,1 alla n in 0,1. Esiste un algoritmo quantistico che ci trova le stringhe di input tale per cui questa f è 1 in tempo quadraticamente migliore rispetto a qualsiasi algoritmo classico. E vi faccio notare che qui c'è una teta che vuol dire, se vi ricordate bene, sia Big O che Omega notation, quindi è sia un upper bound che un lower bound, quindi non possiamo fare di meglio. Sostanzialmente in un tempo quadraticamente più veloce. Il problema qual è? Applicare questo teorema al problema di language security, che è quello che vi vado a spiegare adesso. Questa dovrebbe essere la slide più paurosa di tutte quante. Cosa vuol dire? Vuol dire che per noi, che vogliamo risolvere il problema di parsare le stringhe, la matrice, il circuito quantistico, la matrice unitaria A è questa qua, la definisco così. Ho l'index register, immaginatevelo come una query a una RAM. Questo qua è il registro che contiene l'indirizzo del dato che tu vuoi querare nel tuo computer, e questo qui è il registro vuoto. A mi porta questo stato in questo stato qua, dove indirizzo I mi dà la stringa SI. La cosa bella ovviamente è la superposition. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa sommatoria qui mi sta dicendo che questa black box, che è il mio stato quantistico del mio computer quantistico, dirò quantistico un sacco di volte oggi, scusate, è una distribuzione di probabilità uniforme di tutte le stringhe che mi sono state date in un certo intervallo di tempo. Notate che posso riscrivere questo stato in questo modo qua. Ovvero ho le stringhe che sono nel linguaggio e le stringhe che non sono nel linguaggio. Abbiamo detto però che lo stato del mio computer quantistico è descritto da un vettore unitario. Se vi ricordate bene, dalla trigonometria abbiamo che seno al quadrato più coseno al quadrato è uguale a 1. Quindi, fidatevi, possiamo riscrivere questo stato qui in questo modo. Siete d'accordo? Vi fidate? L'altra cosa che mi serve per poter dire di applicare amplitude amplification a questo problema è l'encoding quantistico della funzione booleana da 0,1 all'n in 0,1. E che cos'è nel nostro caso? È semplicemente il circuito quantistico che fa da parser del nostro linguaggio scelto. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo la grammatica del linguaggio, sappiamo fare un circuito booleano che ci parsa le stringhe, sappiamo farci un programmino in Python che ce le parsa, sì. Beh, lo rendiamo reversibile
con degli strumenti che si trovano online. Se volete, dopo vi passo tutti i link, sono nelle reference. E chiamiamo questa cosa qui circuito quantistico, che fa la stessa cosa. E come per magia abbiamo applicato amplitude amplification al nostro problema. Voilà. Al posto di usare Python per scrivere il parser, utilizziamo questo altro tipo di software. Tutto qua. In realtà è un po' più complicato di così, però concettualmente è tutto qua. Nella pratica, cosa abbiamo? Che questo teorema, amplitude amplification, ci dà uno stato che possiamo scrivere in questo modo qua. Notate che se K, per un certo K, riusciamo a tunare l'angolo del coseno o del seno, such that uno di questi due è 1 e l'altro è 0. Quindi abbiamo questa nostra distribuzione di probabilità che deterministicamente ci dà o stringhe malicious o stringhe buone che accettiamo. Il problema è trovare il K corretto. Don't worry, questo è quello che looks like a quantum algorithm. Non so se volete che vada nei dettagli, però semplicemente applichiamo queste matrici che abbiamo specificato fino adesso un po' di volte. Ogni volta modifichiamo la nostra distribuzione di probabilità, siamo sicuri di trovare una stringa malicious, la togliamo dal nostro dataset e ricontinuiamo finché non le abbiamo tolte tutte. Questo è quello che andiamo a fare. Teoremo, facciamo il riassuntino di quello che abbiamo fatto fino adesso. Usando amplitude amplification, riusciamo a ridurre il running time a root square di mn. Quindi notate che c'è uno speed up quadratico perché il numero di stringhe prima era o di n e adesso è sotto una radice. Ok, vi ho convinto? Mi credete? Ok, faccio notare che c'è un teorema che dice che se una tecnologia può essere utilizzata per fare sorveglianza, verrà utilizzata per fare sorveglianza. Quindi queste stesse cose che ho detto, al posto di applicarle a linguaggi formali e tante belle cose, potremmo dire, ok, al posto di cercare stringhe malicious in un linguaggio, cerchiamo bombe, terrorismo, Antani, supercazzole. Why not? Just be aware of it. Open problem di cosa si potrebbe fare per portare avanti questa cosa, fare veramente la resource estimation di un'implementazione di questo che ho detto. Cosa vuol dire? Vuol dire che scriviamo il circuito quantistico, contiamo quanti qubit ci servono, contiamo quanti gate andiamo ad applicare, facciamo una stima di quanto potrebbe essere il tempo di esecuzione su un computer quantistico di queste cose e lo compariamo col tempo di esecuzione di un computer classico. E a un certo punto diciamo, ok, se ho 1 milione di stringhe, il miglior computer classico riesce a eseguire allo stesso tempo del computer quantistico queste cose, ma con 2 milioni e mezzo il computer quantistico è molto più veloce. Quindi sarebbe interessante trovare un linguaggio, oppure prendere le regular expression di Snort che filtrano, no, or 1 uguale 1, altre cosacce che arrivano da web server, scrivere il circuito quantistico e contare le risorse utilizzate sostanzialmente. E qua è la citazione di questo paper che l'ha fatto per applicato lo stesso teorema al problema di minare hash con un computer quantistico per rompere, per tirare su più bitcoin sostanzialmente. E la risposta era ancora per i prossimi 10 anni siamo safe, i computer quantistici, quelli che abbiamo, non sono sufficientemente grandi per essere una minaccia per la rete di bitcoin.
Ok, quantum machine learning. Quantum machine learning è quello che faccio io. Sostanzialmente quello che faccio è prendere un algoritmo di machine learning classico e scrivere la traduzione di questo algoritmo per un computer quantistico, cercando ovviamente di farlo più veloce. Questa slide è bellissima. Allora, nessuna storia inizia con stavo mangiando un'insalata. Nessuna bella storia inizia con stavo mangiando un'insalata. Iniziano tutte con stavo bevendo una birra e mangiando patatine. E qui ero in Erasmus a Bochum, dove ho fatto il primo corso di machine learning e avevo questo professore stupendo. E andavo ad ogni lezione perché era bravissimo a spiegare, a parte alla lezione che c'è stata il giorno dopo di quando ho scattato questa foto. E perché questo lo dico? Perché il giorno dopo ha spiegato questo algoritmo che si chiama Slow Feature Analysis. E io per l'esame ho dovuto googlare Slow Feature Analysis e ho scoperto che l'aveva fatto lui, l'aveva fatto il professore. E quindi ero super gasato, mi sono letto tutti i suoi paper e poi ho iniziato il dottorato e ho detto: e mo che cosa faccio? Che algoritmo cerco di fare con un computer quantistico? Ah, ma aspetta, c'era Slow Feature Analysis che nessuno si caga. Però io avevo studiato un po', cerchiamo di farlo con un computer quantistico. E dopo un annetto, più o meno, ce l'ho fatta, con l'aiuto di Jordanis, il mio supervisor, ovviamente. Cos'è questo algoritmo? Qua è la supercazzola matematica, vi spiego qual è l'idea. L'idea è che dobbiamo modellare una parte di cervello, il professore faceva computational neurosciences. Cosa vuol dire? Vogliamo modellare la parte V1 della visual neocortex, non so come si dica in italiano, ed è la parte di cervello che riceve l'input dalla retina. La retina è fatta di un sacco di cellule, milioni e milioni di cellule, e questa parte di cervello prende questo segnale ad altissima dimensionalità e ci sputa fuori un segnale a bassissima dimensionalità. Cosa vuol dire? Immaginate uno spazio vettoriale molto grande come input e uno spazio vettoriale molto piccolo come output. Ma questa cosa qui era fatta per modellare il sistema visivo di noi umani. Se noi guardiamo fissi in un punto davanti a noi e spostiamo la testa di qualche grado, l'input di tutte le cellule che abbiamo sulla retina cambia molto, ma la semantica di quello che vediamo non cambia affatto. Quindi il problema era modellare matematicamente questa proprietà di questa parte di cervello, che serve per vedere sostanzialmente. Molto carino. E qui è la definizione matematica del problema. Hai questo x che è la tua matrice di vettori. Ovviamente questa cosa qui si può applicare al machine learning. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu hai il problema di classificare le foto di cani, gattini e topolini. E hai 10.000 milioni di foto dove sai che quella foto lì è un cane, un gattino, un topolino, e dopo devi dire, ok, per una foto nuova, questo qui è un cane, un gattino, un topolino. Questo si chiama supervised learning. Ci siete? Ok? Questa è la definizione del problema matematico. Quanto tempo ho? Ancora 20 minuti. Skippiamo. Così è molto più facile. Quello che vogliamo è che il nostro segnale di output sia un vettore molto più corto del segnale in input e richiediamo sostanzialmente che abbia queste tre proprietà qui. Quindi la media per ogni componente sia 0, la varianza sia 1 e vogliamo che ogni segnale sia decorrelato dagli altri. Vogliamo che ogni componente del nostro vettore di output porti il più informazione possibile che non sia contenuta nelle altre componenti del vettore, sostanzialmente. A livello di machine learning per fare classification, cosa stiamo facendo? Stiamo prendendo i nostri punti nello spazio vettoriale, le nostre fotine, e le stiamo proiettando nel sottospazio che massimizza la distanza tra immagini che appartengono a cluster diversi e minimizza la distanza tra punti, tra vettori, di foto che appartengono allo stesso cluster. Quindi prima facciamo questa cosa di dimensionality reduction e poi facciamo la classification. Quindi abbiamo la nuvola di punti dei gattini, la nuvola di punti dei cagnolini, la nuova foto, calcoliamo le distanze
dal centro, la distanza da tutte le foto dei cagnolini e tutte quelle dei gattini, e prendiamo il cluster, selezioniamo il cluster con la distanza minima. Tool molto importante per fare queste cose è questo teorema, che è bruttissimo da vedere, cioè sono tante formule brutte, ma sostanzialmente ci dice che possiamo fare algebra lineare utilizzando un computer quantistico con uno speed up esponenziale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se sostanzialmente riusciamo a prendere un vettore in input x e moltiplicarlo per una matrice m che abbiamo storato da qualche parte nella nostra memoria del computer quantistico, e riusciamo anche a moltiplicare per l'inverso. Perché questa cosa è importante? È molto importante per il machine learning, perché tutti gli algoritmi di gran parte degli algoritmi machine learning classico sono basati su operazioni di algebra lineare. E operazioni di algebra lineare con computer classici scalano col polinomio di grado 2 o 3 della matrice di input. Il running time del computer quantistico è questo qui per la moltiplicazione, questo qui per l'inverso e questo qui per proiettare uno stato in un sottospazio spannato dagli autovettori di questa matrice. Notate bene che qua dentro non c'è nessuna dipendenza da D, che è la dimensione della mia matrice in input. Perché? Perché è nascosta da questa tilde qui. Questa tilde qui nasconde i fattori polilogaritmici. Cosa vuol dire? Vuol dire che il D, se lo volessi scrivere qua dentro, sarebbe dentro un logaritmo. Quindi noi del logaritmo diciamo, wow, il logaritmo scala benissimo, non lo scriviamo neanche. Ci siete? Vi fidate? E questo è il teoremino finale che dice sostanzialmente che riusciamo a prendere queste immagini di input, proiettarle in uno spazio a dimensione più bassa e dopo facciamo classification. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la simulazione con questo super mega HPC, abbiamo 6 tera di RAM e 380 core e abbiamo comparato le performance di questo algoritmo quantum simulato con lo stesso algoritmo classico e vedete che le due linee sono praticamente uguali. Qua una e sopra l'altra non si vedono e qua sono praticamente uguali fino a qui e dopo insomma convergono. Perché due linee? Perché all'inizio abbiamo fatto una polynomial expansion dei vettori del nostro dataset, abbiamo preso delle immagini di handwritten digits, come si dice in italiano, numeri scritti a mano, e abbiamo fatto la classification, quindi avevamo 60.000 immagini di 8 e sapevamo che quello lì era un 8, di 7 e di 6, e 10.000 immagini per i quali abbiamo fatto finta di non sapere che quello lì era un 7, un 8 o un 9, e quella lì è l'accuracy, cioè in percentuale quante volte ci azzecchiamo utilizzando questo algoritmo. Ora, il collegamento con la security di questa cosa non è ancora pubblica, sorry, ovvero non ho l'autorizzazione da parte dell'azienda di dire su che dataset stiamo lavorando. Quello che posso dire è che utilizzando questo algoritmo qui riusciamo ad aumentare l'accuracy del 3% rispetto a un algoritmo classico. Perché? Perché riusciamo sostanzialmente a lavorare con matrici più grandi. Sì e no, nel senso che ci sono sicuramente macchine più grandi, il problema è. È un dataset standard, si chiama il MNIST, viene usato da tutti e fittava la dimensione della macchina. Quindi dataset più grandi era dura, quello lì l'abbiamo scelto anche perché l'algoritmo classico era stato applicato a quel dataset là. Quindi per fare una fair comparison, il cluster è una macchina che si chiama un boolean
ed è della Bull, che se l'è comprata l'Atos. È appunto no, è una macchina KPC, sì, tipo viene usata per SAP, robe così. Sì. Per Usa il computer. Devo rivedere tutto. Le risposte del relatore e non le tue domande che sono interessanti. Vai. Devo rivedere tutto. No, no, è che scalano meglio su processori tensoriali molte cose di machine learning, soprattutto per algoritmi quantistici, perché sono scritte apposta per apprendere su grandi dataset, cioè per dataset molto più larghi che 6.000 immagini solamente. Comunque sì, Certo. sono quelli standard, però sono per fare simulazione all'inizio degli algoritmi. E poi dicevo appunto che i computer quantistici, insomma, comunque simulano in realtà una quantistica che non è reale, perché sono giunzioni Josephson, che, ripeto, di quantistica hanno ben poco, se non la attenzione, cioè nel senso il lavoro che lavorano a soglia per il fatto che sono superconduttori a bassissima temperatura, e poi che comunque gli HPC, cioè nel senso, perché per esempio mi occupo di supercalcolo, insomma, questo, in realtà quelli general purpose fanno benissimo l'HPC, ovvero l'high performance class, ma l'output, se non usi delle FPGA o degli ASICs o i tensor processori, come ha fatto Google con TensorFlow e i suoi tensor processori, una situazione di tensor processori, hai comunque uno speed up, o comunque, ecco, appunto, bassissimo in realtà. E peccato, perché poi in realtà appunto l'algoritmo prende la meccanica quantistica, nel senso, però poi non scala, cioè non stai applicando nulla di implementazione. Secondo me sei andato troppo avanti con l'idea di simulazione, perché una cosa è simulare la meccanica quantistica che ci sta sotto, con un'implementazione che scegli tu, una cosa è simulare il quantum assembly che avete visto prima, e un'altra cosa ancora più ad alto livello è simulare le operazioni che vengono fatte all'interno del computer quantistico e metterci dentro l'errore, che è quello che abbiamo fatto noi. Quindi la nostra simulazione era un livello di astrazione un pochino più alto, sostanzialmente, perché fare la simulazione fisica di un algoritmo del genere non ci stai dietro, perché ti servono tantissimi qubit. Tantissimi cosa vuol dire? Più di 100, meno di 200. Ho 2 minuti, fantastico. Quindi sì. Super spam, ho un blog dove scrivo tutte queste cavolate quantum, cerco di farlo con regolarità e cerco di scrivere abbastanza decentemente di spiegare le cose per un pubblico non tecnico. Credo sia importante perché la gente deve capire che cazzo stiamo a fare in questa area di ricerca. Se cliccate lì avete tutte le lecture notes ben organizzate per algoritmo, poi c'è dove spiego quali sono le review, come fare un sacco di cose belle con i computer quantistici. L'altra applicazione, come posso spiegarla in un minuto? Beh, classicamente abbiamo il problema di fare formal software verification, cioè abbiamo un software classico, vogliamo dimostrare che abbia delle proprietà di security, più o meno, tipo il nostro aereo non deve cadere quando è in volo. Per fare questa cosa, usiamo una cosa che si chiama S1S Logic, che è troppo lunga da spiegare, ma sostanzialmente ci riconduciamo al problema di trovare un ciclo all'interno di un grafo. Classicamente questa cosa viene fatta dall'algoritmo Minimum Spanning Tree, che è big O di M più N, dove M più N è il numero di nodi e il numero di edge del grafo.
C'è un bellissimo teorema quantum che ci permette di fare la stessa cosa in tempo root square di mn log n. Il problema è trovare un grafo dove il numero di nodi di edge sia il quadrato del numero dei nodi, e il problema è trovare un software per cui la formulazione di queste proprietà di sicurezza ti dia un grafo con questa proprietà. Non si sa ancora, non lo so ancora. Se lo sapete voi, ditemelo. Quantum Key Distribution, riusciamo ad avere information theoretically security al, instead of computational complexity security, quindi non abbiamo più assunzioni sulla quanto è difficile un problema in crittografia da risolvere con computer classici o quantistici, ma semplicemente abbiamo dei modi per riuscire a fare key distribution dove riusciamo a dimostrare che il nostro avversario non ha abbastanza informazione per sapere la chiave. È fighissimo per un sacco di motivi che potete leggere sul blog, perché queste slide le pubblico lì. E riusciamo a fare un'altra cosa, che è position based quantum cryptography, vuol dire che usiamo la nostra posizione come unica cosa per dimostrare che noi siamo noi veramente, e questa cosa può essere utile nel pizza ordering problem. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi siete la Casa Bianca, volete sganciare la testata nucleare, ma la testata nucleare viene sganciata solamente se voi date l'ordine dalla posizione geografica della Casa Bianca. Whatever. No, quella lì viene da Wikipedia. Ok. Hai qui flock state, ok. Ah. Ah, ok. Sì. Grazie.